adesso mi sto preparando per andare a dormire. Grazie per il mio. Oh, grazie, mi identità Blair. A me me l'hanno detto tutti, cioè me lo dicono tutti. Infatti sulla bio c'è scritto: sì, sono quella che assomiglia a Blair, perché me lo dice un sacco di gente. Niente lavoro domani? No. Ciao Sandro! Beata tu, tu che fai, Maurizio? Cosa fai domani? Io sono di Roma, la capitale. Grazie. Che lavoro fai? No, che lavoro fai tu? Made in France? No, made in Italy. Grazie per avermi seguito. Cavolo, io mi sto mettendo le creme senza prima lavarmi i denti. Mi toccherà farlo in live. Ovviamente mi nascondo perché c'ho paura che mi bannano. Perché mi lavo i denti. Imprenditore. Wow. No, io lavoricchio ogni tanto, tipo. Non è una canotta, è un vestitino. Lavoricchio ogni tanto in base a disponibilità, come hostess oppure ragazza immagine oppure modella, così così. Reza, grazie per avermi seguito. E Feel Good, grazie per avermi seguito. Scusate la mancia. Certo che a volte mi fate delle domande proprio strane. Cioè, scontato, è un tuo amico. Se gli scrivi e ti rispondi, vuol dire che comunque ci vuole stampo un minimo con te a fare quello che volete fare entrambi, quindi. Sì, gli riscriverei. Ma per vedere. Ma per vedere il. Non ho capito. Ma se non gli scrivo io, lui niente, questo è il problema. Silvia, se vuoi essere cercata, non è uno scopo amico, cioè c'è poco da fare. Se vuoi un fidanzato, trovatene un altro, ma questo no. Lo dice la parola, scopo amico, fine. È inutile voler essere cercate da chi ti può dare solo quello, capito? Non vale il tuo tempo, cioè scrivigli semplicemente quando te c'hai voglia di. Fine, basta. Però non pretendere che lui ti scriva. Cioè,
adesso devo vedere l'outfit, eccolo, c'ho un po' di panza, scusate. Silvia, manco per quello di cerca, però hai detto che quando gli scrivi tu accetta. Secondo me ne puoi trovare un altro facilmente. Non ne vale la pena, a questo punto sta presso a lui. Comunque ragazzi, ho 24 anni, 24, sono di Roma, la capitale. Esatto, Silvia, dai retta a Sandro che lui veramente così proprio. Brava Pocahontas. Silvia, hai capito che devi fare? Blocca subito. Che vuol dire io 28 con 17? Non ho capito. Block. Thank you, Koba. Facile. Cosa? Non capisco. Blocchi. Mi sento male. Auto, grazie per avermi seguito. 28 età. Cosa hai bevuto stasera? E 17 cosa? Cos'era? Thank you. Mi sono persa. George, grazie per avermi seguito. Hai tatuaggi? No. 360? No. Vivi per te stessa e ricordati che pari tanto anche da sola, sinceramente. Che carina! E stasera cosa mi racconti della tua vita? Allora, sicuro sono tornata sana e salva ad Acilia. Questo è poco, ma sicuro ed è già tanto. Lucas, grazie per avermi seguito. Grazie Maurizio. Come faccio io per dividere i capelli a metà? Segreto di ragazza. No, ma che? Sono della Cilia, non sembra. Ma lo sono. Sono un'infiltrata. Carlo, grazie per avermi seguito. Ok, ho pettinato abbastanza i capelli. Puzzano sempre di fumo. Amanzio, grazie per avermi seguito. Ho fatto di tutto per non far rumore, ma ho fatto un macello, vabbè. Ma sveglia a quest'ora? Sì, Carlo, non sono ancora andata a dormire, purtroppo. Non ci sono ancora riuscita. Allora, sta roba si butta. Tutti i miei struccamenti. Ciao Rosario. Ciao Manzio. Comunque che mi manca, devo mettere la crema. E va.
Felipe, grazie per avermi seguito. Bon bon, grazie per avermi seguito. Brava Pocahontas, brava. E te lo dico anche per esperienza personale, io sono andata dietro a certe persone assurde che non mi meritavano lontanamente. Il problema è che io un po' me ne rendevo conto, ma comunque c'era questo fastidio dentro di me che non ce la facevo, cioè finché quella persona non mi desiderava io non mi davo pace. E poi magari una volta che mi mezzo desiderava mi passava pure. Ma era assurdo, questa cosa mi faceva incavolare. Perché? Devo perdere tempo presso a queste persone stupide. No, Carlos, sto andando a dormire. Mi sto preparando per andare a nanna. Esatto, lasciate stare l'elemosina.